Hi, this is Zach with ESC United, part of OGA, Rest of the World, and I'm very privileged to be sitting here with Valentina Moneta representing San Marino this year again. Thank you so much for doing this interview. We really appreciate it. Thank you. So first question is, do you realize how many fans you have internationally? Because we are an international organization that covers Australia, the United States, Africa, everywhere. Any idea of quanti fan? No, I don't have idea. Any idea. But I'm very happy che molte persone apprezzano questo messaggio, quello che io sto cantando, so sto presentando. So many people appreciate the message I'm sending through my song. Sì. Great. Well, as part of OG Rest of the World and the entire OG delegation, We actually did some voting with the fans, and OGEA, Rest of the World, actually gave you 12 points, d'applause. And so our president wanted to give you this award, Certificate of Excellence, just saying thank you so much. Certificate of Excellence. Wonderful. Oh, no. My, thank you so much. It's fantastic, yes. But this not just for me, because io devo ringraziare veramente il team che ho, il mio produttore. I have to thank the team is working that is working with me, my producer. La delegazione di San Marino alle TV, Alessandro Capicchioni, yes. Fabrizio Raggi è il mio coach, collaboriamo da 2 anni. He's my coach and we've been working together since 2 years. Mauro Balestri, che ha scritto questa bellissima canzone. Who is the lyricist of this wonderful song? Marcus, tutti quelli che mi aiutano a raggiungere i vostri cuori, in un certo senso. Sì, perché il mio scopo in fondo è questo, quello di trasmettere, di arrivare dentro all'anima delle persone. Because this is my aim, to be able to send my message and to reach the soul of the people. Yes, thank you so much. So a lot of our readers have questions for you, so I'm going to go right down the list. The first one comes from Fluke from Sweden, and he asks, do you think there is a distinctive San Marino culture, and how do you consider yourself part of it? Differente a San Marino rispetto all'Italia, se consideri parte di esso. Sì, ma si dice tutto il mondo è paese, però sì, c'è. Diciamo una differenza, la prima differenza è che comunque siamo un piccolo stato e non ci sono, diciamo, tante varietà e tante scelte. Se un sammarinese rimane a San Marino o soprattutto un artista, è un artista, ha bisogno di andare fuori per imparare, per capire, per confrontarsi, chiaramente, no? Però abbiamo una fortuna, abbiamo diverse fortune noi a San Marino, comunque che ci permettono di partecipare a, come tanti altri stati, come in questa occasione. Sì, assolutamente sì, cioè questa per me è una fortuna, essere una sammarinese è per me una grande possibilità di partecipare all'Eurovision Song Contest. Being sammarinese gives me the possibility to take part in the Eurovision Song Contest. Se fossi stata magari italiana avrei avuto delle possibilità più ristrette di partecipare. Might have been much more difficult for sure. Avrei avuto altre occasioni, però sicuramente il fatto che io sono sammarinese è una fortuna in questo caso. Great. Sì. So the next question is from Kai from London in the United Kingdom. How did jazz music enter your life and who would you say are some of your biggest influences in jazz music? Come il jazz penetra la tua vita e quali sono le tue più grandi influenze a livello di artisti jazz? Ma prima di tutto il jazz è una filosofia. First of all, jazz is a philosophy. Non sono una purista e lo sto dimostrando perché un purista non farebbe quello che io sto facendo. If I would follow the pure way of jazz, I wouldn't do what I'm
migliore. Il purista fa solo quello, invece per me il jazz è proprio un collegamento di jazz for me is also diverse, diverse aure musicali. Of different music styles. Sin da quando sono piccolina mi piace sperimentare, sono curiosa. Since I was a child, I always loved to make different experiences. I was curious. Ho sempre amato il soul, la black music, il gospel. I always loved soul, black music, gospel. Perché adoro il ritmo, il colore, no? You know? L'armonia. Io adoro l'armonia. I adore harmony. Quando in una canzone si viaggia nelle note, non si resta statici. The song. Scusa, Ale. Changes and dances. Questo è meraviglioso, no? And it's not static. Il jazz ci dà possibilità svariate. Gives you this possibility and many others. It's so rich in technical terms. E ho ascoltato tantissimo Ella Fitzgerald. I listen to Ella Fitzgerald for so long. Ella Fitzgerald, yeah. Me amo tantissimo lo swing. I love swing. Mi piace tantissimo improvvisare. You know, questo è un gioco, no? This is wonderful, no? Yes. So spontaneous è meraviglioso riuscire so a to be able to prendere da qualsiasi artista, no? Anche molto diverso uno dall'altro, mettere insieme diversi stili musicali. To put together different music styles. Ella è stata la mia prima madrina. Ella Fitzgerald was my first. And then the singer of Brain New Avias, Brain New Avias, mm-hmm. Dion Davenport, no? Jazz, acid jazz, soul, Mary J. Blige, and Incognito, cioè, and that's it. Okay. Tante many cose. Non sto a dedicarle perché many influences. Well, great, thank you so much for your time. One last quick question. Maz from the Netherlands asks, will we see you again representing San Marino in 2014? Dovremmo ancora restare San Marino 2014. Ma io sarei contentissimo, cioè, love it. Però credo che in Repubblica ci siano altri artisti che meritino someone on this tour from San Marino di partecipare, sì. Artists that deserve to take part. E spero che abbiano lo stesso amore, la stessa opportunità di trovare una produzione bella e affettuosa come quella che ho io adesso. Great. Well, thank you so much. Thank you. It's great to meet you. Thank you are so my much. Favorite for the year, and thank so you. I hope to see you in the finals. Yes. All right. Thank you. Thank you. I hope and fly with me.